Venditalia 2024 continua, siamo allo stand di Altura Sistemi SRL, proprietaria del marchio Mofas, il software per le gestioni della distribuzione automatica, e siamo in compagnia di Simone Radice, il responsabile commerciale per l'Italia. Simone, è un gran piacere rivederti dopo davvero tantissimo tempo. Grazie Fabio, piacere anche mio. Ha fatto scalpore la tua affermazione con la nostra applicazione. L'intelligenza artificiale entra ufficialmente nel vending. In che modo? Entra ufficialmente nel vending diventando un supporto, un superpotere che viene dato a disposizione delle aziende per far sì di poter potenziare, migliorare, far crescere, controllare, gestire, supportare ed aiutare tutti gli operatori in qualsiasi fase dell'attività. L'intelligenza artificiale è un argomento che è discussissimo in questo periodo. Noi l'abbiamo approcciata dopo aver affrontato negli anni il concetto della telemetria, ovvero il distributore che deve chiedere al caricatore cosa serve da reintegrare. Abbiamo affrontato argomenti di tipo planogrammi adattivi con la possibilità di modificarli a bordo macchina. Oggi ci siamo trovati davanti alla necessità di poter verificare che il lavoro svolto dai singoli caricatori fosse al massimo e inoltre dare la possibilità ai caricatori anche di crescere, di essere formati in maniera continuativa, pur non avendo localmente persone che li seguono giorno dopo giorno nella loro attività quotidiana. Ci siamo incontrati con un'azienda che si chiama MAlphaNet, che ha una grandissima capacità di sviluppo, e abbiamo integrato due sistemi che sono per l'appunto Mofas e Vision DA, che insieme hanno creato un team digitale potentissimo che consente di avere un pieno, reale e totale controllo di quello che succede sul campo. Siamo stati abituati negli ultimi 2-3 anni a vedere i risultati ottenuti dall'intelligenza artificiale attraverso delle applicazioni generative. Siamo stati quindi abituati a vedere immagini, video e molte altre soluzioni offerte proprio sui social network. Entrare con l'intelligenza artificiale nel settore del vending significa mettere l'intelligenza vera e propria in perfetta armonia con quella artificiale. Sì, allora, a me piace pensare al fatto che l'intelligenza artificiale al momento si sta dimostrando come un oggetto che è in grado di riuscire a avere processi logici del tutto equivalenti a quello di un essere umano. Quindi di conseguenza cosa succede? Così come io insegno ad un essere umano il corretto comportamento nei confronti di una fotografia, di una vista di un distributore, la stessa cosa la posso fare all'intelligenza artificiale. C'è una differenza tra l'essere umano e l'intelligenza artificiale, che al momento, quando l'intelligenza artificiale riceve un'istruzione, una regola, la segue. E quindi di conseguenza la segue in maniera reiterata, fa ovviamente dei ragionamenti per interpretare, cercare di riuscire a capire quando si trova davanti a qualcosa che va fuori dalla regola che gli è stata data, la propone a chi la sta istruendo e da ciò che gli viene detto impara per affrontare eventuali nuove situazioni. Ma la cosa fondamentale è proprio questa, che l'intelligenza artificiale può assorbire le best practice che sono definite dall'esperienza maturata dall'intelligenza reale e le riesce a portare come comportamenti virtuosi continuativamente, giorno dopo giorno, insieme al singolo caricatore su ogni singolo distributore automatico. Facciamo un esempio. Ma un esempio che può essere abbastanza semplice ad oggi è il fatto che una programmazione di un distributore automatico si fa andando a dire: nella prima spirale ho quel prodotto che costa 1 euro, allora la fascia prezzo 1 della spirale 11 è 1 euro. Con l'intelligenza artificiale tu, una volta che hai insegnato qual è la forma, la dimensione, il colore del prodotto, quando a destra riconoscere il prodotto, se tu applichi un listino a un distributore automatico, carichi il distributore con solo prodotti. Fai una fotografia, chiudi, l'intelligenza artificiale riconosce tutti quanti i prodotti e manda in macchina i prezzi. Quando il caricatore va sul posto, lì hai dista sempre l'intelligenza naturale che fa la differenza. Alcuni distributori
devono essere impostati in maniera tale che nulla venga modificato. Abbiamo dei contratti, delle blacklist, dei prodotti che non possono essere caricati, delle molle vincolate a dei comportamenti di consumo, celiachia, vegano, roba di questo tipo. L'intelligenza naturale definisce cosa deve essere dentro il distributore. L'operatore esegue, a fine carico apre la fotocamera registra quello che c'è a bordo, la paragona alle istruzioni che gli sono state date e segnala all'operatore dove c'è l'errore. Nel caso siano errori che possono essere corretti, che devono essere corretti dall'operatore, non permette di finire il carico fin tanto che non sono stati messi a posto tutti quanti i prodotti. Se invece sono prodotti che tra loro sono totalmente sostituibili e l'unica cosa che differenza è magari il prezzo, l'intelligenza artificiale riconosce che ha un prezzo diverso e manda in macchina il nuovo prezzo, avendo la certezza, uno, che da lì in poi la macchina, quando venderà quella determinata selezione, venderà quel prodotto, e due, che il prezzo di quel prodotto è corretto. Questa è un'applicazione basica, ma il futuro dell'intelligenza artificiale è enorme. Cioè, voi dovete pensare che quando l'intelligenza artificiale vede un distributore automatico e vede all'interno un prodotto in prima posizione di un tipo e dietro un prodotto di tipo diverso, noi oggi, per poter fare qualcosa, cosa facciamo? Tiriamo giù il cassetto e guardiamo cosa succede. Siccome l'intelligenza artificiale vede quello che vediamo noi, anzi anche di più in certi sensi, cosa può succedere? Che nel momento nel quale trovo un'anomalia di questo tipo, se correttamente istruita, ti chiede di tirare giù il cassetto e fare una fotografia per capire che cosa sta succedendo nella spirale ed eventuale apporre dei correttivi che possono essere, grazie alla telemetria di Mofas, anche abbastanza spinti. Io potrei avere una spirale con 5 prodotti di un tipo, anzi 5 prodotti che sono quel prodotto e altri 5 prodotti sono un altro prodotto, faccio due nomi commerciali, Coca-Cola e Monster, non stanno nella stessa molla per questione di altezza, però facciamo questo esempio. I primi a 1,50€, i secondi a 3€, i primi 5 sono Coca-Cola, i successivi sono Monster, Mofa sconta minuto per minuto ciò che viene venduto, alla quinta vendita cambia il prezzo. Questo significa ridurre a zero tempi di caricamento, errori dei caricatori, mancate vendite, vendite a prezzo sbagliato, quindi perdite fondamentalmente, perché se un prodotto è venduto a un prezzo troppo alto non viene venduto, se è a troppo basso sto perdendo delle margini. Questo va a risolvere il problema, è avere un piccolo ispettore che è a bordo del dispositivo di utilizzo comune di tutti i giorni. È una chiusura di un cerchio, di uno sviluppo che è stato fatto nell'arco degli ultimi 20 anni da Alturas. È estremamente interessante, Simone. Voi potrete saperne di più scrivendo appunto al loro indirizzo di posta elettronica commerciale@alturas.it, al quale potrete chiedere qualche ulteriore esempio, un contatto telefonico, una visita da parte del responsabile commerciale di zona, proprio per cercare di avere maggiori spiegazioni, le applicazioni effettive caso per caso, che sono, ne sono assolutamente certo, centinaia e centinaia, perché in questo caso le variabili sono quasi infinite. Simone, ecco, io vi do un'ultima indicazione, se avete piacere aggiungetemi in LinkedIn, perché dopo la fiera, ai prossimi 6 mesi, faremo veramente tante dimostrazioni con dei video di Artificial Intelligence in Use, quindi utilizzate tutti i giorni per le operatività dei caricatori. Simone, grazie per il tuo contributo, ne saprete di più prossimamente con ulteriore servizio su Vending News, la rivista bimestrale della distribuzione automatica. Ciao Simone e grazie ancora. Arrivederci, grazie a tutti.